tornati. Sì, l'urlo lo faccio un po' piano perché, come capita ultimamente, approfitto del pisolino pomeridiano di Gregorio per registrare il video e non vorrei mai svegliarlo urlando. Quindi immaginatevi il sonoro. Registro una serie di video oggi pomeriggio. Sto sistemando la casa dopo le vacanze, siamo stati via e devo risistemare lavatrici, roba noiosa di casalinghe. E quindi vi faccio qualche haul, poi ve li spargerò per il mese di agosto, in modo da non fare settimane e settimane solo haul, ma disseminandoli in giro, anche perché stavo guardando, sono andata ai saldi stamattina, oggi è l'ultimo di luglio, sì, non so neanche più che giorni, non so più che giorno è, non so più niente, la mia vita è una continua improvvisazione. E già stanno togliendo i saldi, quindi vi faccio vedere quello che ho preso ai saldi solo per Gregorio, perché ai saldi ho preso praticamente solo cose per Gregorio. Ecco perché l'haul di oggi è un baby haul, anche se di baby c'è poco, perché come vedrete ho preso delle taglie piuttosto grandi, ma ne parliamo dopo. Intanto inizio a farvi vedere, vi anticipo già che sono stata da Zara, da Coin e da Petit Bateau e che penso con questo di aver chiuso i saldi. Cominciamo con i regali della nonna. Sapete, se seguite questo genere di video, che mia mamma ama moltissimo Petit Bateau, non che io non lo ami, ma è un negozio che, considerando che Gregorio va cambiato almeno due o tre volte al giorno, diventa un po' impegnativo costruirci un guardaroba. Però adesso che sono passati già 4 mesi dalla nascita di Gregorio, vi posso dire che effettivamente la qualità paga, nel senso che i body di Petit Bateau sono rimasti perfetti nonostante i lavaggi, nonostante qualsiasi cosa. Quindi la scelta che abbiamo fatto con mia mamma è stata quella di prendere una taglia un po' più grande, in modo da riuscire a sfruttarla un po' più a lungo, anche perché Gregorio non cammina ancora ovviamente, quindi i pantaloni, anche se sono un po' lunghi, glieli risvolto, però almeno ci faccio qualche mese. Avevo preso già a inizio estate qualche taglia 68 cm, 74 cm, adesso vado a misurarlo domani, semmai vi faccio comparire un pop-up con le dimensioni aggiornate, comunque è piuttosto lungo, e quindi ho preferito per l'autunno, ho preso tutte cose da usare da settembre in poi, quindi da qui a 2 mesi, ho preferito prendere 80 cm, che nei negozi viene categorizzata come 12-18 mesi. Ora, Gregorio è molto più piccolo in effetti come tempo, però già quest'estate lui veste una 6 mesi, ossia una 68. I pigiamini sono già 74 cm, ergo non volevo ritrovarmi a fare tipo mami con una Rossella Wara, non so se avete presente quando le mette il busto, una che tira e quell'altra che trattiene il fiato. Stamattina, mettendo il pigiamino 68 a Gregorio, la scena è stata più o meno quella. Quindi, onde evitare, vediamo che cosa ho comprato. Ho comprato un kit di 3 body di cotone manica corta, eccoli qua, come vi dicevo 18 mesi, meglio detti 81 cm, questi vanno bene tutto l'anno, in estate vanno bene da soli con i pantaloni o quando c'è più freddo sotto qualcos'altro, quindi prima o dopo li utilizzerò, anche se non vanno bene adesso in autunno, in primavera sicuramente li utilizzerò. E hanno queste fantasie qui, sono carinissimi e tra l'altro hanno i razzetti, questo è il tema e lo spazio, a prezzo pieno venivano 33 euro, e c'era il 50% di sconto e quindi abbiamo pensato di approfittarne. Sempre al 50% di sconto ho preso poi un completo, ho fatto un completo pantalone felpa, sempre in vista dell'autunno. Questo è piuttosto pesante, è in cotone trapuntato, il bottone c'è ma in realtà basta l'elastico, anche in questo caso 81 cm, vedete che ho già fatto i risvoltini e poi piano piano li sciolgo, sono carinissimi, belli pesantini, vanno bene anche in inverno. E questi venivano 43,90 euro, sempre alla metà. E ultimo pezzo da Petit Bateau è questa, ho preso delle cose classiche, quando si tratta di spendere soldi prendiamo dei classici, una felpa con la zip e il cappuccio blu, sempre in cotone però un po' felpatino, quindi che va bene anche in inverno, veniva 45 euro, sempre alla metà. E quindi questi sono i regali di nonna. Da Petit Bateau farò sicuramente un altro giro, perché ho accumulato, grazie alla tessera, dei punti da spendere sulla nuova collezione, degli sconti.
magari un giretto andrò a farlo, a vedere quando avrò le dimensioni giuste, magari che cosa prendere. Io sono stata invece da Zara, che è un posto che mi piace tantissimo. In particolare ho amato tutta l'estate, quindi sono andata a procurarmeli anche in versione autunnale sfruttando i saldi, i pantaloni della tuta. Li avete sicuramente, li avete visti in un haul qua, ma li avete visti nelle foto di Facebook, quelli un po' broccaloni, un po' morbide. Questa è la versione autunnale, anche in questo caso sono un 9-12 mesi, 80 cm, ma siccome quelli corti presi da Zara erano già la taglia precedente e li sta portando adesso, ho preso la taglia successiva e sono di cotone abbastanza leggero questi, quindi va bene per l'autunno. Dunque, verde militare con le macchine fotografiche e poi li abbiamo presi, non vi ho detto i prezzi, aspettate. Questa a prezzo pieno veniva 10,95 euro e li ho pagati 4,99 euro. E poi questi qua grigi, che invece sono leggermente più felpati, più pesantini, anche in questo caso si risvoltano senza problemi. Questi venivano 10,95 e li ho pagati. C'era meno sconto su questi? Ah, no, no. C'era l'etichetta sbagliata. Allora, li ho pagati sempre 4,99. E il terzo pantalone, sempre bello sportivo, è questo qua con la toppa sul fianco e la scritta sul fianco, e anche questi qua venivano 10,95 euro e li ho pagati 4,99 euro. Mi piacciono tantissimo, sono comodi da mettere, lui ci sta comodo e siamo tutti più felici. E poi ho preso una felpa, questa è la mia migliore amica, mi ha già detto che sarà scomodissima da metterli e toglierli perché non ha la zip, ma mi piaceva molto, una felpina col cappuccio rossa con una scritta e la tasca centrale. Questa l'ho presa a 74 perché andremo in montagna e ho pensato che me ne serviva una pesante che gli andasse bene subito. E questa qui costava 14,95, l'ho pagata a 7,99. E poi, scusate, ma questo qua è troppo bello, l'ho preso 80 cm sempre pensando che al massimo glielo metterò in primavera, dovesse essere troppo grande. C'è questo maglioncino di cotone con le banane, è un qualcosa di fantastico, è veramente bellissimo. E questo a prezzo pieno era 16,95, l'ho pagato 7,99. E anche per quel che riguarda Zara ho finito. Ultimo posto dove sono stata, di cui non ho lo scontrino, perché l'ho lasciato a mia mamma perché ha pagato lei, però era tutto al 50%, quindi si fa in fretta a fare i conti, è Coin. Da Coin io principalmente compro da Okaidi Obaibi, che è un brand francese che mi piace da pazzi, perché non è troppo dolcino, non ci sono topolini, orsetti o cose strane. E in questo caso ho comprato tutto da Obaibi Okaidi, tranne due o tre cose che vi faccio vedere. La prima è questa, ed è un kit di tre bodini manica corta di Absorba, un'altra marca francese che secondo me fa dei prodotti meravigliosi, noi ci siamo trovati benissimo. Questi qua sono 12 mesi, ovvero 74 cm, quindi potrei usarli dal mese prossimo in poi. Sono belli lunghi, quelli di Absorba i francesi li fanno lunghi e sottili. Vabbè, Gregorio non è solo lungo, è anche bello tondotto, se avete visto le foto lo sapete. Vi dicevo, 3-4 bodini, 24 euro al 60% di sconto, quindi insomma una buonissima offerta. E i 4 bodini, ora ve li mostro. Eccoli qua. Il primo ha questo bambino in bicicletta che saluta. Il secondo ha una bicicletta e una scritta, è un blu più scuro. Poi c'è questo con il triciclo rigato. E poi c'è invece uno plain, liscio, azzurro. Sono in cotone, sono morbidissimi e anche in questo caso super comodi. E questi vanno via come il pane proprio. Non di Obaibi Okaidi, ho preso questa che è di Blue Kids, mi piaceva tantissimo la stampa, è una t-shirt, anche questa è una 74 cm, quindi la userò adesso in autunno. Blue Kids, vi dicevo, ha la foto della Monument Valley e dei deserti sopra, non lo so, mi piaceva molto, veniva 7,99 euro e c'era il 50% di sconto, insomma per 4 euro mi piace molto. E poi ho preso un pigiamino di Yana, no, un altro pigiamino di Blue Kids, ho preso
pigiamino, anzi un pigiamino da Blue Kids, questo è un 9-12 mesi, 74 cm per l'autunno, quindi manica lunga, piedino coperto, azzurro con l'aereo in cotone, leggerino, e questo veniva 6,99 € al 50%. E di Blue Kids ho preso anche due calzine, vabbè, una righina e una con le macchinine, e queste venivano 2,99 € al 50%, le ho prese enormi perché non so ancora che dimensione abbia il piede di Gregorio, quindi preferisco prenderle grandi, magari dopo gli misuro anche i piedi, sarà bella. E poi invece sono andata appunto nel corner di Okaidi o Baibi e ho preso tre pigiamini. Tre pigiami invernali, anzi autunnali, però un po' più grandi, perché considerate che a casa nostra ci sono sempre 9 milioni di gradi col riscaldamento centralizzato. Questo è 74 cm, 12 mesi, sono belli lunghi, li ho presi comodi perché non ho voglia di vederlo che non ci sta dentro. Rigato con la foglia d'acero, anche in questo caso toppa sul ginocchio, piede coperto. Questo veniva 14,99 alla metà. E poi ne ho presi invece in teoria due più lunghi, no, ho preso sempre 74, li ho presi sempre 74 perché sono quelli più leggerini e ho pensato che insomma speriamo che non diventi proprio così subito di botto. Questo è fatto tipo una maglina a righe con le taschine e il leone, sempre 16,99 alla metà. E invece questo più piccolino, perché è più leggero, è 71 cm, azzurro con il razzo, quest'inverno andremo di spazio, sempre lungo e col piedino, e questo veniva 9,99 alla metà. Quindi, insomma, abbiamo fatto anche un corredo per l'autunno e inverno. Bene, io spero di aver fatto giusti i conti sulle lunghezze, non lo so, perché mi hanno detto che smetterà di crescere così tanto, considerate che lui ha preso 9 cm nel corso del primo mese. E quindi mi si è mangiato un sacco di cose e mi è dispiaciuto molto riuscire a mettere poco le cose, perché sono carine, poi non è che proprio le regalino, ecco. E quindi ho preferito prenderle grandi, quindi probabilmente quest'inverno perderò Gregorio nei pigiami, tipo ce le infilerò dentro e andrò a recuperarlo per la collottola, però almeno ci dureranno un paio di mesi. Questo è tutto quello che abbiamo comprato ai saldi per Gregorio, insomma un bel po' di cose, abbiamo rifornito il nostro guardaroba che oramai era un po' scarno di cose che ci andavano bene. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete dei suggerimenti, se qualche mamma ha dei suggerimenti su come regolarsi con le taglie e con le misure quando si parla di tra un mese, tra due mesi, e dove andate a fare shopping voi, perché i vostri consigli sono sempre ben accetti. Io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video che registrerò tra poco. Ciao!